Le dite. Capita a tutti di mancare la presa e per fortuna l'incidente si è risolto senza conseguenze. Mogilny ha poi ripetuto l'esercizio ottenendo un punteggio molto elevato. A Düsseldorf ecco John McEnroe. I can't believe this! L'irascibile Mac, dopo aver insultato il giudice arbitro e respinto la penalizzazione, decide di abbandonare il campo. Adesso dovrà pagare un'ammenda di $4,500 e in settimana a Parigi potrebbe essere punito con una sospensione, nel qual caso non potrà partecipare agli internazionali di Francia. Negli Stati Uniti come al di qua dell'oceano. Nei super speedway ovali, però, a partire da Indy, la percentuale di rischio sale enormemente. Nelle qualificazioni i piloti scendono in pista singolarmente. Su di loro preme la necessità di dare il massimo non su un solo giro, ma sui quattro, sui quali viene rilevata la media totale. Il rischio, che fa parte anche delle prove di Formula 1, qui si moltiplica per quattro. Commettere il minimo errore significa compromettere le proprie possibilità